Il Grande Fratello si trova in una situazione critica, con tensioni evidenti tra i concorrenti e un calo preoccupante degli ascolti. A seguito delle continue violazioni del regolamento da parte di alcuni inquilini, i vertici del programma hanno deciso di adottare misure drastiche. È stata annunciata una decurtazione del 30% del budget settimanale per la spesa, riducendo le risorse a disposizione dei concorrenti a soli 238 euro. Le motivazioni di questa decisione sono molteplici. Alcuni concorrenti non rispettano le regole, comunicando in modo non trasparente o nascondendosi per evitare di essere ascoltati. Alcuni concorrenti hanno mostrato confusione riguardo a cosa significhi comunicare in codice, mentre altri hanno cercato di chiarire la situazione. È stata sottolineata l'importanza di indossare sempre il microfono per rispettare le norme del gioco. Oltre alle tensioni interne, il Grande Fratello deve affrontare una crisi di ascolti, registrando meno di 2 milioni di telespettatori con uno share fermo al 15,4%. Questo calo non solo preoccupa i produttori, ma indica anche una disaffezione del pubblico. La percezione che alcuni concorrenti non rispettino le regole potrebbe allontanare ulteriormente gli spettatori. Il Grande Fratello si trova ad un bivio. Deve ripristinare l'ordine e il rispetto delle regole all'interno della casa, ma anche riconquistare la fiducia del pubblico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il programma